Nazionale, che dire della nazionale? Si esalta un 5-2 contro la Macedonia, ma nella realtà è stata una partita contro una squadra che non aveva niente da giocarsi, perché la Macedonia assolutamente era già fuori dalle qualificazioni europee. Abbiamo visto la minestra riscaldata a Jorginho che ha voluto tirare il rigore dopo i due che ha sbagliato all'andata e al ritorno con la Svizzera, che ci sono costati i playoff, che ci hanno buttato fuori. L'ultima volta è riuscito a sbagliare anche questo. Direi che basta minestre riscaldate, basta i Jorginho, bisogna guardare avanti, andare oltre. Peccato un po' per le critiche nei confronti di Zaniolo, che ieri secondo me ha fatto una buona partita quando è entrato. Raspadori bene, molto molto bene. Buonaventura giocatore secondo me in questo momento importantissimo. Difesa da rivedere. Secondo me Acerbi non è un giocatore da titolare nazionale. Ieri l'ha dimostrato sul primo gol, quello di testa della Macedonia, dove praticamente non ha neanche saltato. Però con un Chiesa, un Raspadori così, sicuramente si può fare bene. Non è la Macedonia l'avversario che ci doveva preoccupare sul 3-2. Ho visto molta paura, molto timore. Questa è una nazionale che dovrà andare in Ucraina a giocarsi un punto. Oggi si è nettamente superiore all'Ucraina, ma c'è tanto da lavorare. È una nazionale frutto dello scarso lavoro sui giovani, è una nazionale frutto del pessimo lavoro che c'è stato nel post-ultimo mondiale vinto, dove si dà troppa importanza ad altri aspetti, dal procuratore agli stranieri, e ci si occupa di meno di lavorare sui propri giovani. Secondo me la qualità c'è. I giovani ci sono, basta farli giocare. Io credo che Spalletti sia l'allenatore giusto. Credo che ieri sera non si possa esaltare una prestazione contro un avversario che, oltre ad essere il numero 66 nel ranking mondiale, è nettamente inferiore a noi. Cioè, ieri sera proprio non si giocavano niente. E su 3-2 si è avuto ancora paura. Questo è preoccupante. Però secondo me andiamo a step. Incominciamo a qualificarci per gli europei. Speriamo bene. E poi cerchiamo di ricostruire grazie anche all'aiuto di Spalletti.